l'apparecchio quadrimotore Condor F-200 atterra felicemente all'aeroporto berlinese Tempelhof, dopo aver compiuto il volo di andata e ritorno fra Berlino e New York in uno spazio di nemmeno 5 giorni. 25 ore occorsero per la prima trasvolata, appena 19:54 primi per quella di ritorno, ambedue realizzate senza tappe intermedie. L'enorme importanza dell'impresa è data dal fatto che il Condor è un normale, seppure di ultimissimo tipo, aeroplano da passeggeri in dotazione sulle aviolinee tedesche. Il sottosegretario all'aeronautica del Reich, generale Milch, che ha accolto solennemente i valorosi aviatori all'arrivo, ha messo in rilievo nel suo discorso di saluto che la possibilità di un collegamento regolare senza scalo fra l'Europa e l'America è oggi definitivamente provata.